Milan non ha, voglio dire, secondo me è stato un mercato fatto sì di giocatori esperti ma anche di giocatori giovani, un mercato che ha avuto un giusto mix. Ad esempio, una cosa che io non riesco a capire è perché a volte diventi una colpa prendere un giocatore se hai l'abilità di capire che si può portare via zero lire. Che dire di Fernando Torres? È difficile aggiungere cose, tutti sanno chi è Fernando Torres. Fernando Torres ha vinto tutto, sia con la sua nazionale sia con la squadra in club. Credo che sia uno dei pochi giocatori al mondo che ha vinto, qualcun altro del Milan gli è capitato di essere campione del mondo con la propria nazionale, campione d'Europa due volte con la propria nazionale, campione d'Europa col Chelsea, quindi assolutamente una carriera straordinaria. Ivan Ginkel viene acquisito dal Vitesse olandese l'anno scorso, ragazzino di 21 anni, talento secondo me grandissimo, a parere anche del nostro maestro Arrigo Sacchi, agli europei ha fatto gli europei super. Lui arriva, diventa subito titolare, gioca in Champions League, purtroppo si fa male, sta fuori 8 mesi. Lui pensa di essere tuttora un titolare del Chelsea e lo sarà sicuramente, ma Mourinho, che è un grande allenatore, una grande persona, pensa che giocare dopo 8 mesi che non si gioca con continuità, dove probabilmente, come probabilmente potrà fare al meglio, gli faccia del bene.